Dick. Ho pensato al tuo discorso quando mi hai chiesto di rendermi utile alla vostra comunità per sdebitarmi. Sentiamo. Hai 2 minuti. Devi vedere una cosa. Sì, posso concederti un paio di minuti. Allora Sei mai stato nelle caverne a nord del lago? Sì, le conosco. Avanti, prova a tenere il passo. Ok, andiamo. Oggi è giorno di bonifica. Devo controllare le paludi ed eliminare i furiosi intrappolati nel fango. Da quanto non sali lassù? Da diversi anni ormai. Quando ero piccolo passavo giornate intere in quelle grotte. Il mio vecchio si credeva un grande geologo. Ok, ce ne sono un paio. 2 furiosi bloccati nel fango. Sì, così sembra. Aspetta, ci penso io. D'accordo. Ottimo lavoro. Schizzo ha trovato una degna spalla per questo incarico. Schizzo può anche andarsene dove so io. Comunque, stavo dicendo. Parlava delle caverne per ore. L'origine dei passaggi, la lava solidificata all'esterno, i fiumi di magma che scorrevano nel sottosuolo. I turisti esploravano le gallerie come la Metolius in alto, ma ci sono molte altre grotte sparse in tutta la regione. Ok, ok, siamo quasi alla superstrada, non fare rumore. Ok, stai giù, stai giù. Santo cielo! Mi hai trascinato qui per questo, strozzarmi con la puzza dei furiosi. Ok. Coraggio, seguimi. Ehi, seguirti. Dove diavolo stiamo andando? Vedrai. Forza. Ti avvicinare troppo. Stai giù. Cosa stiamo facendo, Dick? Non mi sembra una gran mossa neanche per un maledetto randagio. Aspetta, aspetta, hai detto che in estate i turisti californiani venivano qui in massa e che la 97 e la I5 erano sempre bloccate dal traffico, ricordi? Confermo, a luglio puzzavano tutti come un branco di furiosi. Beh, avevi ragione su una cosa. I branchi di furiosi, quelli che alcuni chiamano orde. Forse è proprio per le orde che non riusciamo a decimarli. Che vuoi dire? Pensa, ci sono rimasto nell'incubo per più di un anno, sempre a caccia di taglie. E lo stesso vale per Boozer, Ricky, Schizzo e non solo. Per te quanti furiosi ho ammazzato? Qualcuno. Qualcuno, sì. Il loro numero è rimasto costante. Qual è il punto? Dipende tutto dalle orde. Ogni notte migliaia di furiosi risalgono la superstrada di Santiam e si riversano nella valle di Lost Lake, a nord delle Cascades. Dici che arrivano dalla California? Quella strada è chiusa da anni ormai. Nessuno è più sceso a sud del passo di Santiam. Non è chiusa per i furiosi. Anzi, sono proprio loro a bloccarla. Comunque, il punto è che le orde continuano ad arrivare notte dopo notte e non possiamo fare nulla per fermarle. Questo è vero. Ho già perso fin troppi uomini per tentare di arginare il problema. Lo so. C'ero anch'io. E ogni nuova orda semina una scia di gruppi isolati o si frantuma e si disgrega. E in un lampo i furiosi invadono la regione e si diffondono a perdita d'occhio. E non solo. Non c'è bisogno di vederli per sapere che ci sono. Se esistesse,
un modo per fermare le orde. Potremmo ridurli di numero e organizzarci meglio. Sicurezza, campi coltivabili, sistemi di irrigazione. Sì. Ok, ma cosa hai in mente? Non possiamo affrontare a viso aperto quelle orde, come le chiami tu. Ecco qui. Che mi venga un cazzo di colpo. Già, ma stanno qui tutto il giorno in questa specie di stato di ibernazione. Quindi tu suggeriresti di... Sì, far saltare tutto. Metti carichi lì, lì e lì. Tiriamo giù una parete e sigilliamo questo schifo. Ok, ma se ne intrappoli un centinaio, che ci guadagno? No, non hai capito. Se chiudiamo la grotta, non sapranno dove dormire. O forse la scia di fetore si seccherà, si disperderà e non ne arriveranno altri. Sì. D'accordo. Capisco, mi hai incuriosito. Ok, forza, rientriamo. Ok, mi sono scaldato un po'. Ora vediamo se riesci a tenere il passo. Sì, ok. Per curiosità, sei diventato un esperto di furiosi vivendo nell'incubo? Passi il tempo libero a seguire quei mostri? Studi il loro comportamento? Non proprio. Allora come sai tutto questo? Come si muovono le orde dove dormono gli infetti? Qualche giorno fa, a nord del cratere di Belknap, ho visto passare un elicottero. Un elicottero? Scherzi! Non hai ancora sentito il pezzo forte? Era un elicottero della Nero, come quelli che sorvolavano tutta la cazzo di regione ai tempi del contagio. E ne hai visto uno in volo? Li ho seguiti e ho rubato una radio. Ho cercato di rintracciarli per capire se hanno una base qui vicino, delle scorte. Cazzo, vorrei capire se i federali esistono ancora, quantomeno. Hanno allestito un programma di ricerca sui furiosi. Insomma, li stanno studiando. Loro hanno risorse e scienziati, mentre noi soffriamo la fame e il vivere. Li ho seguiti fino alle caverne del grotto. Le conosci? Sì. Hanno posizionato dei sensori di movimento per calcolare il passaggio di furiosi durante il giorno. Mike, erano a migliaia. Migliaia? Addetta loro, tutti i furiosi delle Cascade, a sud di Crater Lake e a nord di Smith Rock, usano i tunnel di lava come rifugio per l'ibernazione. Quindi, pensavo, facciamo esplodere le caverne, no? È l'unico modo per decimarli. Ehi, la tua idea non è campata in aria, ma... una cosa così richiede un bel po' di tritolo. Hai chiesto di aiutarvi a rendere Lost Lake più sicura. Si fa così. Ok. Allora, senti. Ho delle cose da fare, ok? Ma raggiungimi al ponte tra un paio di minuti. So dove trovare quel che serve. St. John! Dovevi presentarti alla fattoria un'ora fa. Il mio uomo ha una pala che ti aspetta. Sì, schizzo, lo so, ma ora ho da fare. Stavo giusto per uscire in missione con Iron Mike. Con Iron Mike? Vedi di portare il culo lì, o rischi di finire nella merda con quello storpio del tuo fidanzato, intesi? E senza una pala per scavare! Sì, 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 ho capito benissimo. Passo e chiudo. Che ti serve, eh? Hai qualcosa da dire? Posso aiutarti? Sei pronto? Dove stiamo andando? Questa volta dovrai fidarti di me. Ok, dove stiamo andando?
Sai cosa cercavano nelle miniere di questa zona? Sì, mercurio, roba così. Esatto, cinabro, da cui poi estraevano il mercurio. Sulla costa est tutti associano questa regione alle miniere d'oro ed argento, ma si sbagliano. Nei primi anni del Novecento il cinabro valeva più dell'oro. I minatori lavoravano soprattutto con il tritolo per estendere le reti, aprire nuove gallerie, rimuovere le frane e via dicendo. Ma per comprare gli esplosivi dovevano iscriversi ai registri della contea e consegnare al commissario le chiavi duplicate delle casse. Aspetta, il tribunale di contea, dove si trova? Credevo lo saprale. Il vecchio edificio federale, quello a Sherman's Camp. Dio santo, Mike, che diavolo! Avevi giurato di non mettere più piede in quel posto. L'ho giurato, non ricordo. Eri ubriaco, proprio poco dopo la morte di Joe. E ti ho detto perché? No! Ok, gira a destra qui! Ci siamo! Mike, quel posto sarà un vespaio, non mi sembra una buona idea. Il tempo regge, non c'è pericolo. Bene, vedi quello? Il vecchio edificio federale è il nostro obiettivo. Non corriamo rischi inutili, meglio restare all'aperto. Vieni, muoviti da questa parte. Dove andiamo? Seguimi, dobbiamo trovare il commissario con le chiavi. E sai dov'è per caso? Dov'è il suo corpo? Sì. Sai cosa è successo qui? Sì, i furiosi hanno annientato tutto e tutti, uomini, donne e bambini. Si sono salvati in pochi, tra cui te, giusto? Solo in due, io e Nora. Ma non sono stati i furiosi a distruggerci. Che vuoi dire? Guarda. Settimane. Le due parti fissarono una tregua, un incontro, proprio qui. Sapevamo cosa ci aspettava. Lo sapevamo benissimo ed eravamo pronti. Lo scontro non durò a lungo, ma fu molto violento. Scoprimmo che loro avevano altre munizioni e merda. Beh, puoi immaginare come andò. Te l'ho detto. Rimasero soltanto due superstiti quando tutto fu finito. E certi giorni. Vorrei non essere uno di quei due. Il commissario è là, è il completo da contabile. Recupera la chiave e andiamocene in fretta. In realtà non te ne frega niente di chiudere gli ingressi delle caverne. Mi hai portato qui. Mi hai portato qui perché volevi che vedessi tutto questo, vero? Non è vero. Comunque hai preso la chiave. Dobbiamo trovare anche le mappe di quelle miniere e procurarci tutto il tritolo possibile per isolare ogni grotta della valle. Cazzate. Hai ragione su una cosa. Non mi dispiace che tu l'abbia visto. Non ti seguo, Mike. Sto parlando della guerra con i ripugnanti, quella che Schizzo aspetta con tanta ansia. Credi che gli importi delle vittime nostre o loro che siano? Lascia perdere. Forza, diamoci una mossa. Ecco la porta. Non si apre. Gli ingressi sono sbarrati.
forza. Saliamo al piano di sopra. Qui c'è puzza di morto. Larve. Sì, sento ancora il tanfo. Brutto affare. Non mi sono mai piaciuti i bambini. Mi davano sui nervi. È sempre stato un punto dolente tra me ed Elizabeth. Pace all'anima sua. Odiavi i bambini. Ok. Perfetto, ci siamo. Ora abbiamo le mappe di tutte le miniere e sappiamo dov'è la dinamite. Andiamo. Hai sentito? Sì. Beh, aspettavi qualcuno? No. Vuoi coprirmi le spalle? Ehi, non ho il grilletto facile, ma... non ho paura di premerlo se devo. Resta dietro di me. Ehi, so badare a me stesso. Non dico il contrario, ma ricordi l'ultima volta insieme nell'incubo? Sì, come dicevo, resto dietro di te. Sparato! Becca il bastone, l'ha ucciso! Figlio di puttana! Ok, sono finiti, andiamo. Sono dietro. Sto ricaricando. Vedi. Sta giù. Furiosi. Stanno attirando verso di noi l'intera città. Forza. Verso di noi l'intera città. Non ti servono. Bene.
Gesù, che disastro! Ora sai perché nessuno entra più a Sherman's Camp. Se Eddie scopre che sei qui a rischiare la pelle, si incazza come una iena! Chi potrebbe mai informarla del nostro viaggio? Io no, di certo. Siamo i ripugnanti. Perché mi hai fatto vedere quello schifo? Sai, Nick, per certi versi mi hai sempre ricordato me da giovane. In che senso? A te non frega un cazzo di nessuno. Sì, tieni ai tuoi amici, cerchi di salvarli. Ma ti importa qualcosa di me o di chiunque altro al mondo? Non credo. L'altruismo è una condanna a morte. Certo, non lo nego. Ma il punto è che lo stesso vale per l'indifferenza. Pensa alla gente di Sherman's Camp. Hanno smesso di pensare agli altri e si sono concentrati sugli interessi personali. Non è difficile uccidere qualcuno quando sembra solo un ostacolo fra te e quello che vuoi. Schizzo vuole uccidere i ripugnanti perché non li considera più umani. Per lui non contano. Sono un ostacolo tra lui e quello che vuole. Ma io non ci sto. Non voglio cadere nello stesso errore. Sai, Schizzo non capisce perché io sia un pacifista. È così che gli piace chiamarmi lui. Pensa che li farò ammazzare tutti. Ed è così, ma li farai ammazzare tutti. I furiosi non dureranno per sempre. E quando non ci saranno più, ci servirà aiuto per ricominciare da capo. Ehi, senti. Non mi piacciono Carlos e i ripugnanti, non più di quanto mi piacciono Tucker o, non so, Copland e i suoi stramaledetti complottisti. D'accordo, ma vedi, il punto è questo. Non farò nulla per mettermi a rischio. Ho già visto troppi morire. E anche se ti attaccasse Carlos? La tregua reggerà. Puoi scommetterci. O'Brien, sono a uno dei radiofari, quello vicino a Rogue Camp. Brandaggio, St. John. Ricevuto. Che ci faccio qui? Rilevo un elicottero in arrivo alla tua posizione. Stai pronto? O'Brien, chiudo. Sono qui apposta. St. John, dovrebbero essere già arrivati da quelle parti, li vedi? Sì, danno discretamente nell'occhio. Cosa devo fare? Avvicinati al capo ricerca e resta nel raggio del segnale. È l'unico modo per registrare i dati. Sì, ok, ho capito. E questa volta ho bisogno che piazzi un rilevatore sul chopper, sul loro elicottero. So cos'è un chopper. Ok, devo piazzare il rilevatore sull'elicottero. Forza, gente, voglio andarmi. Nessun problema. L'area è sopra, vedermi. Che ci fate qui, ragazzi? Al vostro posto io avrei fatto il pieno alla vecchia pompa. Notate, il cartello dice benzina così da lì. Ok. O'Brien, hanno piazzato il rilevatore. Dovresti ricevere la telemetria. Schifo. Aspetta. Già. Sì, confermo. Il segnale è stabile. Passo e chiudo. Non c'è di che, O'Brien. Spero di non ammalarmi. Posso perdere i miei crediti. Tutto a posto? Loro lì. Operativa 2060.
completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, i Crazy Willy. Sì, quello, bello calino, un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, donna. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali. Sugli alberi, tipo, solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Belknap, non è stato possibile esplorare alcune aree del territorio locale a causa della vicinanza dei nidi agli accampamenti umani, in particolare al campo nei pressi di... di Salome Hot Springs. Ah, giusto. Salome. Al compleanno di Erode danzò al loro cospetto, al che Erode giurò di darle tutto ciò che avrebbe chiesto. Ella rispose: dammi la testa di Giovanni il Battista, e il re ne fu molto rattristato. Bel nome per delle terme. In effetti. Di nuovo, vestigia del vecchio mondo di cui non sento la mancanza. Caricamento completato? Ok. La Bibbia. Adesso sta recitando versi della Bibbia. Deve essere una pacchia volare sopra l'inferno e trovare anche tempo per leggere. Cristo. Fatto. Ora devo solo andarmene da qui prima che... Speriamo di avere benzina sufficiente per tornare indietro. Il viaggio è lungo. Quando siamo fuori, la benzina è l'ultimo dei nostri problemi. Concentrati.